Eccellenza, io comincerei da quello che ci ha detto Mattarella l'altro giorno che partiva per Amsterdam. Ci ha detto che sono tantissimi i ragazzi, i giovani delle nostre terre che vanno via. In Campania negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni 1,5 milione di ragazzi. Penso che in Calabria, no, la situazione è un po' uguale. Forse anche peggiore. Ci sono intere regioni che non scompaiono dalla cartina, ma scompaiono come popolazione. Ecco, questa è la più grande povertà del Sud Italia. È una grandissima povertà, purtroppo veniamo di fatto alienati dalle risorse umane, dal capitale umano, che sono i giovani. Liberiamoci, quando parliamo dei giovani, dalla sindrome del capezzale, perché i giovani non sono malati. Siamo noi adulti forse malati che abbiamo consegnato ai giovani un mondo malato, un mondo indubbiamente gravido di ingiustizie, ingiustizie rispetto alle quali probabilmente dobbiamo porci la seria domanda perché? Perché oggi il mondo è diseguale? Perché c'è sempre qualcuno che è più uguale degli altri? Direbbe Orwell nella Fattoria degli animali, insomma, no? E quindi io penso che sia la più grande, mi permetto di dire, tragedia del Sud, quando i giovani vanno o al settentrione o addirittura fuori Italia, all'estero. Giorni fa, come vicepresidente della CEI, ho presentato e introdotto il rapporto degli italiani nel mondo e dicevo anche che ormai in certe diocesi del Sud noi non avremo più il problema della pastorale o una visione della pastorale giovanile, perché avremo soltanto da fare con i bambini, con i preadolescenti e con gli adolescenti, perché ormai i giovani vanno via e non tornano più. Perché o vanno via per motivi di lavoro e non tornano più, o vanno via per motivi di studio e non tornano più. Allora noi dobbiamo rimettere al centro la grande questione giovanile, senza retorica, perché i giovani non sono il futuro, ma sono l'adesso di Dio, come dice Papa Francesco, e dobbiamo soprattutto cercare di capire come attivare politiche attive di lavoro. Al di là anche del reddito di cittadinanza, che per me è una buona risposta nella prima parte, però nella seconda parte penso che vada ripensato e vada riorganizzato. Questo per evitare che da noi ci sia sempre un welfare state e quindi prevale sempre l'assistenzialismo. Invece io ritengo che dobbiamo passare da un welfare state a un welfare community, a un welfare society, dove i giovani devono diventare protagonisti di se stessi. E appunto nel dossier nazionale della Caritas abbiamo detto che c'è un anello debole e che riguarda proprio la povertà educativa. Perché se da una parte diciamo così c'è un problema appunto, no, di quelli che studiano e che sono costretti poi ad andare via perché qui non hanno possibilità, poi c'è anche ancora, no, in questa povertà come è stata definita intergenerazionale, dove povera la nonna, povero il nonno, povero il genitore, povero il nipote e maggiormente poi questo si traduce anche in una mancanza di istruzione. Quando parliamo di poveri, innanzitutto io parlerei di impoverimento. Qui voglio recuperare una bellissima affermazione profetica, coraggiosa di Papa Francesco, quando ad Assisi dice che se ci sono gli impoveriti è perché c'è un modello di sviluppo sbagliato e soprattutto c'è un'economia che ammazza, che uccide. Tra le persone impoverite c'è questa grande questione della povertà educativa. Noi non ci stiamo più ponendo la domanda di quanti ragazzi, per esempio, abbandonano la scuola. Anche nell'età dell'obbligo È scolastico altissima quella è del sud. altissimo, benissimo, al sud è altissimo. Quante persone non si iscrivono più all'università? E anche qui, come noi sosteniamo anche, no, quei ragazzi che pur avendo capacità e volontà e motivazione di studio non possono iscriversi all'università per mancanza per mancanza di economia, per mancanza di finanze. E allora la povertà educativa è, a mio avviso, un segno dei tempi, rispetto al quale noi dobbiamo lasciarci interrogare, dobbiamo discernere e dobbiamo anche qui, come Chiesa, avere il coraggio della denuncia, che è anche un annuncio di salvezza, ma tempo stesso una Chiesa che provoca le istituzioni in maniera sussidiaria e verticale, e alle istituzioni politiche e pubbliche dobbiamo evidentemente dire che devono fare la loro parte, perché finché ci saranno queste disuguaglianze e le opportunità saranno sempre più concentrate nelle mani di poco, la civiltà è a rischio e la democrazia è immatura.
Adesso non ci addentriamo, ma anche il problema legato un po' alla salute, no? Anche questo, insomma, al sud fa problema. E fa problema il fatto che, insomma, non ci, si riesca a capire che c'è bisogno di una politica che aiuti il sud. Invece sembrerebbe, no, che si pensi sempre di una politica che vada a sostenere quelle regioni già, insomma, abbastanza economicamente affermate. E dove si accende una luce? Mi permetto di dire, Eccellenza, le parrocchie e i territori. Perché qua lei è per parlare, poi stasera parlerà fondamentalmente ad operatori di Caritas che lavorano nelle parrocchie. Lì dove non c'è niente c'è sempre una parrocchia. Io sono fatto sempre il parroco nella mia vita e quindi, anzi, se uno oggi mi dovesse chiedere che nostalgia hai, di solito non sono nostalgico, no? Perché nostalgico è colui che non è capace di vivere il presente e aprirsi al futuro. Io mi piace fare memoria del passato, perché non c'è presente e futuro senza memoria del passato, però io qualche volta ho nostalgia di quando facevo il parroco, no? E io devo sempre ringraziare i parroci, perché sono veramente l'avamposto, sono la sentinella che sul territorio capta il parroco con la sua comunità, con la parrocchia, captano i veri bisogni del territorio. Territorio inteso non tanto nel senso geografico, quanto un territorio inteso nel senso antropologico. La parrocchia che è casa tra le case è un cantiere sempre aperto, no? Perché è un cantiere di carismi, di ministeri, di attenzioni, di prossimità. E io penso che anche nei quartieri più, come dire, più abbandonati al loro destino, più abbandonati alle forze del male, lì c'è sempre una parrocchia che è una luce e un'aurora che dice che esiste. Nonostante la notte esiste l'alba. Io sono profondamente convinto, anche nella mia diocesi ho rilanciato la parrocchia come luogo generativo. Il problema oggi delle parrocchie è che bisogna passare da una pastorale organizzativa a una pastorale generativa. Perché finché la parrocchia, no, si organizza soltanto, una parrocchia sì, che gestisce, no, come devo dire, quasi gestisce le cose ordinarie. Invece il problema è che la pastorale di una parrocchia deve essere una pastorale generativa, cioè deve avere una visione, un futuro, partendo però dal sacramento fondale, originario, originante, che è il battesimo, perché la parrocchia, casa delle case, è la comunità dei battezzati. A me piace molto ricordare a me stesso come vescovo, e ieri come prete, ma ieri come credente, quello che diceva il grande teologo Congar, no? La Chiesa è un popolo messianico di battezzati in cammino. Eccellenza, qua a citazioni anche i nostri politici su Dio, papi, no? Si sprecano, ma anche questa parola carità è molto usata, la troviamo sulla bocca di tutti, nelle mani di pochi. Lei dopo sentivano, parlerà proprio di questo ai nostri operatori, per sintetizzarla, ma quando diciamo carità poi, nel nostro stritto generico, che cosa diciamo? Io stasera cercherò innanzitutto di tentare di spiegare l'identità della carità, perché c'è tutto un approccio, a mio avviso, qualche volta ideologico, altre volte un approccio sbagliato. La carità per me è una persona, è una storia, è un accadimento. Gesù di Nazareth, è la carità del Padre. Se noi prendiamo l'inno alla carità dell'Apostolo Paolo, dalla lettera ai Corinzi, prima lettera ai Corinzi, e al posto di carità ci mettiamo la parola Gesù o la parola Cristo, la parola Gesù Cristo, comprendiamo cos'è la carità. La carità è questo amore unico, indissolubile, asimmetrico, senza condizioni, che Dio il Padre ha avuto nei confronti dell'umanità nel Figlio Gesù. E la carità poi deve diventare, va organizzata, diventare operativa, insomma. Ma la carità rischia di essere qualche volta foglia di fico, scusatemi l'espressione molto laica, ma qualche volta bisogna avere il coraggio di usare immagini icastiche che ci fanno capire la realtà. Dobbiamo stare attenti perché la carità senza giustizia rischia di essere una carità pelosa o una carità che non rispetta i diritti delle persone. Per concludere, no? Lei prima parlava un po' col gruppetto della Caritas, parlava anche, ha parlato dell'Ucraina, lei c'è stato, no? Questa guerra, oppure come dice il Papa, questa guerra mondiale frammentata in tante guerre, che fa paura. La gente oggi vive molto la paura della guerra, no? L'Ucraina sembra che poi ce l'abbia riportata quasi in casa. Armi sì, armi no,
È una questione abbastanza impegnativa, no? Ma un cristiano in questo momento, un cristiano impegnato, no? A me piacerebbe pensare che ce l'abbiamo una parola di speranza, no? Perché questa paura è troppo, cioè si sentono solo parole di timore che incutono paura. Una parola di speranza anche di fronte alla guerra. Non bastava il Covid per generare, no? Abbiamo avuto tutti paura, io ho avuto il Covid nel primo lockdown e non è stata una cosa facile, no? Ringrazio tutti, ringrazio anche il Signore perché sono ancora in vita, insomma, no? E qui dobbiamo imparare a dire grazie, quel grazie che è figlio della grazia, tutto è grazia. Diceva Giorgio Bernanò concludendo il romanzo del Recuperato di Campagna, no? Ecco, io ho sperimentato anche nel lockdown che tutto è grazia e questa grazia ha generato il mio grazie a tutti, all'operatore sanitario, ai miei collaboratori, a tutti, insomma, no? E quindi chiaramente al Signore. E non bastava la paura del Covid, abbiamo avuto adesso la paura delle guerre. La cosa che più mi ha fatto pensare, oltre alle cose terribili che ho visto, io ho fatto anche l'esperienza del bunker, quando siamo andati a Nikolaev c'è stato, prima che arrivassimo noi, 11 missili, dei quali sono due intercettati, è scattato l'allarme, la sirena, per cui siamo stati costretti, no? E lì ho fatto una bella esperienza con anche una chiesa pentecostale, perché il responsabile di questo bunker era un pastore della chiesa pentecostale luterana, al quale poi ho chiesto una preghiera di benedizione. Qui abbiamo fatto anche questo tipo di esperienza, ma la cosa che più mi ha fatto male, oltre all'orrore, perché la guerra è orrore, perché questo fa bene Papa Francesco dire che è folle, no? È sacrilega, non c'è compatibilità fra guerra e Vangelo. Ma la cosa che più mi ha fatto pensare, l'ho detto anche con fratelli vescovi che ho incontrato, è quando ho fatto un dialogo con la Chiesa greco-cattolica, con la Chiesa latino-cattolica e con i tre tronconi della Chiesa ortodossa, perché ahimè. Questa guerra ha spaccato ancora di più la Chiesa ortodossa. C'è ancora un piccolo troncone fedele a Kirill, c'è un troncone fedele a Costantinopoli, c'è un altro troncone autocefalo. La cosa che più mi ha fatto pensare, sapete qual è? Cito testualmente: Eccellenza, dico ai suoi confratelli e dica anche al Papa che noi vogliamo le armi. C'è una buona parte, uno zoccolo duro del popolo ucraino che vuole vincere questa battaglia. Ecco perché c'è sempre più il ricorso alle armi. E noi siamo andati lì a testimoniare che la pace è possibile. Noi eravamo lì come una interposizione, no, di pace. Abbiamo tentato di costruire una sintassi, una grammatica di pace, un alfabeto di pace, ma non è stato facile, no? E tra l'altro noi abbiamo chiesto anche alla Russia di andare da loro, perché anche lì c'è una parte della Russia che sta soffrendo. Pensate a tutte quelle persone che hanno i propri papà, i propri mariti, i propri fratelli, no? In guerra, no? E molti non sono più tornati, sono tornati cadaveri, insomma. Allora, quale parola di speranza? Io penso che la speranza ha il nome e il cognome di ciascuno di noi. E per me la speranza è collegata al cambiamento che siamo noi. Sono io il cambiamento possibile e la speranza porta il nome del cambiamento di ciascuno di noi. E chiudo per esortare tutti alla speranza possibile, cito una bellissima riflessione di un padre della Chiesa non molto conosciuto, Isidoro di Siviglia, il quale dice: fateci caso, la parola speranza viene dal latino spes. Se alla parola spes togliamo la S, rimane pes. In latino il pes è il piede, allora la speranza deve camminare con i nostri piedi, la speranza deve camminare con le nostre gambe. Per questo i nostri nomi, i nostri cognomi sono la speranza possibile. Allora ci auguriamo un buon cammino. Un buon cammino a me, un buon cammino a tutti voi, ecco perché il sinodo è importante. Qui San Giovanni Crisostomo aveva ragione, chiesa e sinodo sono due sinonimi. Allora la chiesa o è sinodale o rischia di non essere chiesa. Ora camminiamo tutti direi, con il Vangelo tra le mani, con il corpo di Cristo e l'Eucaristia nel cuore e mano nella mano con i fratelli e sorelle, al di là di ogni appartenenza. Grazie. Grazie a te.